Grazie dell'accoglienza, grazie dell'invito. È veramente importante avere qui adesso il punto di vista del canonista. È un punto di vista di umiltà, prima di tutto, perché in comparazione con tutti i dibattiti molto speculativi che abbiamo avuto in questi giorni, il mio proposito è più umile. Anche nostro campo, noi canonisti che siamo pratici, non speculativi. Dunque, abbiamo un orizzonte un po' meno alto, però rimane che noi dipendiamo da questi dibattiti speculativi che avete avuto e riprendiamo al nostro conto queste grandi proposizioni che abbiamo sentito sulla legge naturale, il rapporto con la legge divina e eterna. Questo non fa parte della riflessione quotidiana del canonista, però della sua praticità quotidiana. Dunque è anche buono di riflettere sui nostri principi. E dunque ho parlato di originalità del diritto canonico, nel senso che il diritto canonico coscientemente vuol dipendere sia dalla legge biblica o dalla legge divina rivelata che del diritto naturale, dei due, vuole dipendere dai due. E questa coscienza fa che il diritto canonico è originale nell'ambito del diritto, nel diritto visto il diritto civile, il diritto internazionale, eccetera. Dunque la nostra originalità è di proporre qualcosa che sarebbe in consonanza, in armonia con ciò che abbiamo detto in San Tommaso, per esempio, sulla visione della legge naturale, la sua armonia con la legge divina, la sua unità proveniente dell'origine specifica nella legge eterna. Questo detto, è interessante anche vedere che nelle concezioni del diritto canonico, quando si appoggia più su un lato o su un altro, dipende da delle conseguenze. Sì, diciamo, la legge canonica dipende unicamente dalla legge rivelata del Vangelo o della Bibbia. Viene a mettere da parte tutto un apporto del diritto proveniente dalla legge naturale, i principi giuridici, e vengono a negare la giuridicità del nostro diritto. Poi c'è un altro, riducendo a una morale forse, un'altra parte, una reazione contraria, è di mettere da parte le riflessioni sulla Bibbia, sulla legge divina, tutto ciò che tocca ai teologi. Noi siamo nel motore, non nella definizione del viaggio, ma nel motore. E dunque un altro pericolo è di concentrarsi soltanto su un diritto umano, visto come tecnica, a rischio di cadere nel positivismo. Dunque questo è il grande schema che io vi propongo, è di dire il diritto canonico ha questa originalità, il vero diritto canonico, cioè colui che è insegnato qui, vuole unire i due principi, la legge divina rivelata e il diritto naturale. Queste due cose vengono unite, capite, unite, e così si può capire la nostra originalità. E così anche si può capire la realtà del diritto canonico, che è un diritto proprio della Chiesa cattolica e del scopo della Chiesa, la salvezza delle anime, la beatitudine da mettere alla portata di tutti. Allora, per dividere il mio proposito, ovvero in un primo momento un aspetto fondamentale dei rapporti tra legge biblica e legge naturale nel diritto canonico, spiegando un po' ciò che ho detto in introduzione, poi vedremo in seconda parte ciò che dice la legge vigente, dunque ciò che dice la legge universale, contenuto in questo piccolo libro, questo è rosso, però si può esistere in blu, codice di diritto canonico, come lui cita queste fonti, e in seguito vedremo due istituzioni tipicamente presenti in questo codice che dipendono dalla legge divina rivelata e della legge naturale. Per cominciare, una riflessione sui rapporti tra legge divina rivelata e la legge naturale nel diritto canonico.
una sana relazione tra i due, dunque capito l'insieme delle leggi in armonia, non con separazioni strette, e questo tocca alla fede, tocca alla rivelazione, ciò tocca non alla fede, ma alla legge naturale, alla vita degli uomini senza Dio. Questa è una concezione sbagliata anche per noi. Dobbiamo vedere l'insieme delle leggi, fonti del diritto canonico, fonti primarie, come unite e in armonia. Il problema per noi è cominciato a manifestarsi con grande chiarezza in dicembre 1520, il 6 o il 10, dipende, quando Lutero ha bruciato pubblicamente la bolla di condanna del Papa Leone X delle sue tesi, la bolla Exsurge Domine. E allo stesso modo, dunque, ha bruciato questa bolla di condanna come un segno di deprezzamento di questo e anche del fatto che a quest'epoca si bruciavano i eretici e i libri eretici. Dunque ha voluto bruciare questa bolla di condanna. Ma non è tutto. Lui ha voluto anche bruciare le decretali pontificie, Liber Sextus, Liber, raccogliendo tutte le decretali papali, e l'ha messo al fuoco. Questo segno simbolico marcava una volontà di ripudiare, di mettere fuori della sua nuova teologia il diritto canonico, per mettere al centro la legge della rivelazione, della legge della Bibbia. Dunque, sola scrittura. Questo momento ci mostra una volontà di fare una chiesa meramente carismatica, senza istituzione, soprattutto senza il diritto pontificio, senza il diritto romano, senza la riflessione della giurisprudenza dei dottori. Dunque una volontà molto netta, e questo sarà ripresa anche dai grandi pensatori della Riforma, di una chiesa vista come invisibile, carismatica, senza diritto. Dunque questa era una delle sfide della Riforma protestante. Io penso anche che questa ripudiazione, si può dire, della legge ha delle radici un po' più anziane nel momento o dove la legge è diventata una realtà più volontaristica che intellettuale, come è nel San Tommaso, nelle scuole del nominalismo. La legge diviene un atto di volontà, non è vista come ordinazione della ragione in vista di un bene, ma come l'espressione della volontà dell'autorità. E questo segno ha anche prodotto questo rigetto del diritto. Anche questo vale per la legge naturale, capita anche nei termini di queste scuole nominalistiche come l'espressione della volontà di Dio, una volontà arbitraria in qualche senso, è la tesi famosa del De Potestas Dei Absoluta. Dunque, non vedendo la sapienza che ci trova nella legge naturale, vedendo forse anche nella legge naturale, per dirlo un po' rapidamente, una cosa pagana che si deve mettere fuori della purezza della dottrina cristiana, cioè la legge divina contenuta nella Bibbia. Dunque, questa è una posizione. All'invece, per essere un po' schematico, ma non falso, come hanno reagito i cattolici? Hanno voluto provare che il diritto canonico dipende sia dalla legge divina, ma dalla legge naturale e della sua espressione nel campo giuridico, il diritto romano, per esempio. Visto il diritto romano, visto come un'espressione privilegiata del diritto naturale. E perciò anche oggi nel questo codice troviamo delle sentenze che riscalgono al diritto romano, sensato esprimere adeguatamente la legge naturale. Dunque, per i canonisti della Controriforma, l'idea era di proporre una visione della Chiesa
può essere soprattutto visibile, una comunione a un capo e che ha un diritto. Questo sarà una delle espressioni di una scuola che si chiama Scuola dei Ius Publicum Ecclesiasticum, che nasce in Germania all'interno del XVII e che si svilupperà fino a Roma nel corso dell'Ottocento. E la scuola del Ius Publicum Ecclesiasticum si appoggia soprattutto su una visione giuridica della Chiesa come società perfetta, equivalente allo Stato, che gode di un diritto perché è una società perfetta. Ubi societas, ibi ius. Questo è un tema, un adagio che si trova nella filosofia politica o la filosofia del diritto. Dunque, la giustificazione del diritto nella Chiesa non si basa troppo sul diritto rivelato, ma sull'idea che la Chiesa è una società e a questo titolo gode del privilegio di avere il suo diritto. Questo poteva anche favorire la libertas ecclesiae, dunque, di fronte allo Stato. Dunque, queste due posizioni si contrappongono in maniera forte, e questo è il carattere anche, come si può dire, di polemica tra cattolici e protestanti. Evidentemente si dovrebbe fare delle nuance, faccio le cose un po' rapidamente. Dunque, siamo arrivati a questo punto che il Ius Publicum Ecclesiasticum viene sotto Leone XIII, dal quale abbiamo parlato ieri, la dottrina più o meno ufficiale che deve essere insegnata nelle facoltà di diritto canonico, a cominciare da Roma. Dunque il cardinal Solia, che era un cardinale gesuita, eccetera, che sono nominati in questi anni nei Atenei romani con il proposito di insegnare questo, l'Ius Publicum Ecclesiasticum. E il Papa Leone XIII riprende nella enciclica Immortale Dei, non ho la data, la 1886, mi pare, questi termini, Ius Publicum Ecclesiasticum. Questa scuola ha avuto anche nel mondo romano un grande influsso e ha anche condotto alla produzione del codice del diritto canonico del 1917. Questo codice di diritto vuole esprimere la sovranità della Chiesa, il suo potere legislativo, che si esprime nella potestà del Papa di promulgare una legge universale. Legge universale che è espressa non tanto riferendosi immediatamente ai principi della rivelazione, ci sono i sacramenti, però prendendo un metodo che risale al diritto romano. Il canonista del XVI, che si chiamava Lancelotti, un canonista italiano, aveva presentato nelle sue Istituzioni del diritto canonico il diritto canonico come lo facevano i giuristi romani, res actiones personae. E questo sarà lo schema del codice del XVII. Dunque, prendendo appoggio sul diritto naturale, sul diritto romano, visto come espressione privilegiata del diritto e espressione di un diritto. Il punto debole di questa posizione è che non introduce la rivelazione, il Vangelo, la legge divina come punto di partenza. Certo, fa un spazio, no? Durante al codice del XVII, non voglio dire che non era cattolico, prendo in conto i sacramenti, la gerarchia ecclesiastica, eccetera, però li organizza, vedete, su res personae actiones, secondo ciò che era visto come diritto naturale. E la società ecclesiale era cosiddetta perfetta e dunque aveva un ordinamento giuridico. Questo non è falso, ma forse non è l'alfa e l'omega della comprensione del diritto canonico. Questo è stato rimesso in causa al momento del rinnovamento ecclesiologico dell'inizio del secolo XIX, come si dice, XX secolo. Tutti un corrente, il cardinal Journay, il cardinal Congar,
e altri hanno cominciato a dire: beh, questa posizione del diritto non è buona, non si appoggia sufficientemente sulla rivelazione. Dunque, l'idea è ritornata di mettere in pratica o di riflettere al diritto canonico come un'espressione della rivelazione per primo. E dopo vedremo le posizioni giuridiche. Dunque, questo è stato molto forte durante il secolo XX. Ci sono diverse scuole, una scuola tedesca intorno a Karl Mersdorf, un canonista di Munich. C'era anche una scuola in Spagna, dipendente del corrente dell'Opus Dei, per esempio, Javier Hervada, per esempio, o una scuola romana anche, un po' più tardiva. Come tutto arriva a Roma un po' più tardo. Per esempio, una buona espressione di questo è il ex rettore della Gregoriana, padre Ghirlanda, partendo della realtà teologica della Chiesa, e ciò è stato aiutato molto dal Concilio Vaticano II, partendo dalla struttura sacramentale della Chiesa, unione di un elemento umano e di un elemento di grazia. E su questo abbiamo anche potuto vedere una nuova espressione, una nuova comprensione delle fonti del diritto canonico, cioè partire dalla Chiesa come struttura sacramentale. E questo ha nutrito un lavoro molto ampio dei teologi e soprattutto di alcuni canonisti, e arrivato a un'espressione nel codice dell'83, nella sua promulgazione dal Papa Giovanni Paolo II, lui ha detto che questo codice era l'espressione della ecclesiologia conciliare e anche del progresso, si potrebbe dire, della conoscenza delle fonti del diritto canonico. Per esempio, lo schema del codice tende a riprodurre una struttura teologica, partendo dalle triamunera, dunque l'insegnamento, la santificazione e il governo. Non lo presenta in questo ordine perché è un po' più complicato per i giuristi di mettere tutto ciò insieme, però l'idea fondamentale è di presentare un codice che veramente e primariamente ha delle fonti teologiche, senza negare l'apporto del diritto naturale, senza negare il patrimonio che la Chiesa ha acquistato da alcuni secoli, in particolare a partire del diritto romano. Questo dunque si trova nel codice. Non è, e siamo arrivati al mio secondo punto, non è tanto espresso nel codice. Il codice non dice le fonti del diritto canonico sono quelle e quelle. La nostra concezione della legge è questa e questa. Il legislatore è rimasto un po' sulla posizione di Pio X e di Benedetto XV, rimandando fuori le questioni teoriche, volendo esprimere nel codice in maniera più breve possibile la norma, senza le sue giustificazioni. Forse sarebbe bene. Dunque, il legislatore odia fare le definizioni teologiche. Per esempio, quando si dice che cos'è la legge, canone 7, non dice la legge, l'ordinazione della ragione in vista del bene comune. Dice la legge viene istituita quando è promulgata, cioè che non è una vera definizione, è una procedura. Voglio dire, rimaniamo a un livello molto positivistico, in un certo senso. Però non impedisce il codice di fare riferimento brevemente alla legge divina 5 volte, e soprattutto nell'ambito della Monus Docendi, anche per qualificare la possibilità della Chiesa di acquistare i beni, di parlare anche 5 volte di istituzione divina, soprattutto nell'ambito del potere sacro e dell'ordinazione, parlare anche di diritto divino, e questo siamo nell'ambito del matrimonio, ma anche se cerchiamo legge naturale, non abbiamo l'opportunità, non c'è legge naturale nel codice. Invece diritto canonico, 7 citazioni,
principalmente nell'ambito del diritto del matrimonio. Ah, dunque, ho citato gli ambiti dove si trovano il diritto divino e il diritto naturale, si coincidono nei canoni sul matrimonio. Questo dovrebbe darci un indice, un clue. Attenzione. Dunque, è molto chiaro che il legislatore non vuole entrare troppo nei dibattiti, però dobbiamo pensare che queste riflessioni sull'origine divina, l'origine naturale di alcune istituzioni canoniche si vedono quando si fa questo elenco. E dunque c'è una presenza del diritto naturale in più parte del codice, soprattutto nella prima parte, che cosiddetta norme generali, non espresse come diritti naturali, però esprime delle realtà. L'atto giuridico, che cos'è un atto giuridico? Il dovere di riparazione. Anche in altri punti si parlano di realtà senza qualificarle di diritto naturale, per esempio nell'elenco dei diritti e doveri dei fedeli di Cristo c'è questo diritto di associazione che non risale al Vangelo, almeno che io ho mancato qualcosa, o per esempio anche nel diritto processuale il diritto di fare appello di una decisione, il diritto della difesa, difesa si potrebbe dire la correzione fraterna, però. Dunque l'idea è una presenza del diritto naturale nel codice c'è ancora, un po' nascosta. Due istituzioni sono molto importanti a questo riguardo dell'espressione della armonia della legge divina rivelata e della legge naturale nel diritto canonico. Due istituzioni che sono un po' sono diverse e si potrebbe dire una sarebbe forse il contrario dell'altro. E la prima istituzione dove c'è questa armonia molto chiaramente espressa è il matrimonio. E una seconda istituzione dove sarebbe forse il contrario, dove è fondata soltanto sulla legge divina, o la legge divina rivelata positiva, il Vangelo, i consigli evangelici. Dunque vediamo un po' il matrimonio. Dunque il matrimonio nella legge canonica attuale, non quella di Carlo Magno, si fonde sull'idea che il matrimonio è un'istituzione naturale, elevata da Cristo al rango di sacramento. Mi permetto di farvi un po' gustare la bellezza del diritto. Canone 1055, paragrafo 1. Il patto matrimoniale, fedus, patto matrimoniale, con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di vita per sua natura ordinata al bene dei coniugi, alla procreazione, all'educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. E paragrafo 2, pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento. Dunque, in questo canone si vede molto chiaramente, partiamo di una definizione di una realtà naturale. Il fatto che un uomo e una donna vogliono formare tra di loro un consortium vitae, una vita insieme, qualcosa insieme. E questo è visto come qualcosa di naturale. Questa volontà espressa dai due coniugi, istituisce un'istituzione naturale. Dunque, questa alla fine del perfezionamento dei coniugi, la generazione della prole e fondare una famiglia. Dunque, l'idea è di prendere queste realtà e si studia un po' questo canone, si vede che risale direttamente al diritto romano. Prendendo questa realtà naturale, Cristo ha elevato al rango di sacramento. E perciò nel secondo paragrafo si parla
di questo contratto come fonte di un sacramento, e perciò dunque tra i battezzati non possono essere matrimoni senza un sacramento. Anche quando il legislatore definisce le proprietà essenziali del matrimonio nel canone seguente, indissolubilità e unità, non si riferisce all'insegnamento evangelico, si appoggia su questa realtà naturale. Non vuol dire che la grazia non porta a livello superiore queste proprietà, però rimane dicendo che queste sono le proprietà di tutti i matrimoni. Anche come la causa del matrimonio è il consenso, cioè lo scambio di volontà dell'uno e dell'altro in vista di produrre il matrimonio, questo si appoggia non so, certo che Cristo ha fatto qualcosa sul matrimonio, però non si appoggia sulla parola di Dio. Si fa questo consensus fecit matrimonium nuptias, questo è un adagio che risale al diritto romano. Gli effetti anche del sacramento, dunque il fatto che non si può risposare, che gli effetti del matrimonio sono anche visti come qualcosa che viene dal diritto naturale e che viene però a ricevere una formalità superiore data dalla grazia di questo sacramento. Dunque, nel sacramento del matrimonio si vede unione delle due fonti, legge naturale, legge divina. A contrario, abbiamo la professione dei consigli evangelici. Se guardiamo nel codice di diritto canonico, e chiaramente la fonte è la parola di Cristo, vieni e seguimi, l'insegnamento evangelico sulla povertà, la castità e l'obbedienza. E quando anche il canone 599, 600 e 601 descrivono i voti religiosi, lo fanno in termini risalendo alla tradizione evangelica. E dunque descrivono questo stato di vita senza far riferimento alla legge naturale. Affinché abbiamo una visione un po' separatista, si potrebbe dire che la vita consacrata è contraria al diritto dell'uomo, perché come un uomo può rinunciare alla sua propria libertà? Come un uomo può rinunciare a possedere? Come un uomo può rinunciare alla vita affettiva e sessuale? Questo sarebbe una cosa che va al contrario della nostra natura, perché sì, siamo seri, i diritti umani, naturali, umani, non sono qualcosa che è una produzione moderna, è qualcosa che è radicato alla nostra natura. Allora, come si potrebbe pensare un stato di vita che rinuncia alla natura umana? Per esempio, è stata questa comprensione che viene da parte di nemici della Chiesa, per esempio dei rivoluzionari francesi, che nel 1900, no, 1790, hanno fatto un decreto dicendo che la vita religiosa è abolita e la professione dei voti impedita. Perché? Perché è contraria alla natura umana. Non si può anche volontariamente dire io faccio voto di obbedienza. È da proibire, è un male sociale. Allora, come rispondiamo noi? Dicendo, ma siamo angeli, dunque non abbiamo bisogno di questo. E qui non sono d'accordo e vorrei difendere il carattere naturale della vita religiosa. Non è la fonte primaria, non è il carattere principale, non è su ciò che dobbiamo appoggiarsi per fare professione, però l'idea che la professione dei consigli evangelici non va contro le nostre inclinazioni determinata dalla legge naturale o conosciuta dalla legge naturale. Si dovrebbe fare un piccolo ragionamento che non ho il tempo di fare, però l'idea è che la castità, la povertà, l'obbedienza sono anche appoggiate su virtù naturali che permettono all'uomo di avere una bella vita anche. Quando dico uomo, dico anche donne. Sì, dunque,
per mettere insieme l'idea che la vita consacrata, pur avendo una fonte primaria evangelica, deve essere anche capita come qualcosa che è una fonte nella natura umana, dunque nella legge naturale, e dunque che si deve trovare nel diritto canonico. Voglio dire, per esempio, questo è cosciente del legislatore, perché per esempio nel canone 618, su ciò che devono fare i superiori verso i sudditi, il canone che leggo ogni giorno per vedere se io sono un buon superiore, i superiori devono trattare i loro soggetti come figli di Dio, come persone umane. Dunque, il legislatore dice, i superiori delle comunità religiose trattano i sudditi, le persone membri della comunità, come figli di Dio. Questo è una cosa bella, eh? Siamo nella realtà teologica. Le persone che sono con me nella comunità sono prima di tutto figli di Dio che hanno fatto voti. E dunque anche questo per servirli, che cos'è l'impegno spirituale, eccetera. Però anche come persone umane. Dunque dotati di intelligenza e volontà, usufruendo della ragione e del proprio arbitrio. Dunque, questo anche mi pare importante di non dimenticare questa parte della vita consacrata, perché non è una vita angelica, è una vita umana. Dunque, alcuni diritti naturali si trovano naturalmente nelle nostre comunità e il legislatore ne trae le conseguenze. Per esempio, nessuno può fare contro la sua volontà i voti. Nessuno può ingannare l'istituto entrando nell'istituto, nascondendo, per esempio, che è già sposato. Poi, anche nella nostra vita, le cose più concrete, per esempio, nelle votazioni, le elezioni, devono essere protetti i diritti dei elettori. Non facciamo i voti pubblici, cioè le votazioni pubbliche dicendo io voto per le bot, perché è il mio. No, nessuno. Facciamo in scritto. Abbiamo delle procedure che non risalgano al Vangelo, però che risalgano alle fonti del diritto naturale. E ciò che ci permette di avere una vita istituzionale sana. E io mi chiedo, qualche volta, si dimenticando questa parte un po', dicendo, naturale, giuridica della nostra vita, non siamo arrivati a produrre qualche abuso. Dunque, vivendo come angeli, dobbiamo, come Pascal, dire che qualche volta abbiamo fatto i demoni, dimenticando questa parte naturale della nostra vita. Concludiamo. Credo che la tradizione canonica porta un esempio riuscito, meno male, dell'attuazione del rapporto tra legge biblica e legge naturale. Si basa soprattutto su una teologia che include il rapporto tra legge biblica e legge naturale all'interno della vasta legge divina. Si può semplicemente vedere, in questo senso, l'originalità del diritto canonico. Questo diritto deve essere visto come legge positiva, autonoma, ma anche come legge pienamente dipendente dalla legge divina, cioè della legge divina rivelata e della legge naturale. Il diritto canonico positivo si inserisce bene in questa doppia dipendenza. Ma proviamo di andare un po' oltre. Osiamo trarre una seconda conclusione. Il diritto canonico, espressione giuridica originale dell'incontro tra la legge biblica e la legge naturale, può servire da esempio in questo campo. Potrebbe benissimo essere un esempio per la città e la legge umana positiva. Infatti, l'esaurimento della sua ispirazione positivista ha condannato la legge a correre dietro ai costumi modulati altrove rispetto al quadro di una riflessione metafisica e trascendente. Certamente la città dovrebbe affidarsi più direttamente e più spesso alla legge naturale senza scattare la luce della legge divina. Questo per evitare questo positivismo, che è una negazione infatti della natura propria del diritto.
lontano di essere una regressione, dovrebbe dare nuovo vigore al diritto. L'illuminazione ultima della legge divina, che non scaccia la legge naturale, può in definitiva servirla nella sua ricerca del bene comune. L'originalità potrebbe benissimo trasformarsi in esemplarità. Vi ringrazio. Non vado via. Facciamo un condominio, compagno. Qualche minuto l'abbiamo per le domande. Vorrei cominciare io, se posso. Allora, un chiarimento su una espressione utilizzata nel tuo intervento. Grazie per questo intervento. Il termine ecclesia, chiesa, scusa, si riferisce ai canonici, agli ecclesiastici e alla Chiesa by and large, ma vale anche il diritto canonico per chi non è né consacrato né parte dell'ecclesia? Questa è la prima domanda per un tuo ragionamento. Sempre in un termine che hai utilizzato, il termine società perfetta. Io ho capito, credo di aver capito la parola perfetta cosa significa, ma mi piacerebbe che tu la spiegassi perché. D'accordo. Adesso invece ho una domanda un po' maliziosa. Allora, le leggi a cui noi siamo abituate hanno dietro una Costituzione e c'è una Corte Costituzionale. Nel diritto canonico, la fictio che riguarda questi due soggetti, quale potrebbe essere? Allora, senza dimenticare la terza, la prima domanda, la Chiesa, Chiesa non è soltanto la somma della la gerarchia, dunque il Papa e i preti, dunque la Chiesa è l'insieme, riprendendo il vocabolario del Vaticano II, del popolo di Dio, corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Il codice di diritto canonico latino, questo che ho qua, vale soltanto per i battezzati cattolici, diritto latino. Abbiamo un secondo per le chiese cattoliche orientali. E il diritto canonico, questa legge, non si applica agli altri battezzati, coloro che non sono in comunione con la Chiesa romana. Quell'ambito di applicazione del diritto canonico a partire dell'83. Il codice del 17 era un po' differente, però non entriamo in merito. La seconda domanda, è Societas Perfecta. Societas Perfecta è un concetto metafisico, è la società che possiede in se stessa tutti i mezzi per raggiungere il suo fine. Questo non vuol dire la società dei perfetti, non è l'ordine domenicano che è la società dei perfetti. Scherzo, evidente. Dunque, la Societas Perfecta è un concetto di teoria politica del rinascimentale in poi, che vuole significare che lo Stato non ha bisogno di altri enti per stare, per promulgare le sue leggi. E dunque, ad esempio, una famiglia, una città, non sono società perfetta, sono società imperfetta, perché hanno bisogno degli altri per raggiungere il loro scopo. E questo concetto, elaborato fuori dalla Chiesa, viene integrato nella scuola, cosiddetto, dunque, del Ius Publicum Ecclesiasticum, come concetto chiave per spiegare ciò che è la Chiesa. Ciò che non è falso. Non è falso. La Chiesa è anche una società perfetta, nel senso che si propone un scopo e ha i mezzi per raggiungere questo scopo. Però può essere anche ambiguo dire la società perfetta. Della società perfetta alla società dei perfetti c'è qualche passi che possono essere fatti. Certo. Allora, la terza domanda. Costituzione. Allora, non c'è corte costituzionale. Infatti abbiamo il legislatore, il presidente della Repubblica, il giudice,
la Corte Costituzionale, tutto è in una sola persona. Nella Chiesa Latina il Santo Padre è fonte del diritto, anche è il giudice supremo, anche lui è solo a dare un'interpretazione autentica. Si fa aiutare, ovviamente, si fa aiutare. Il sistema del diritto della Chiesa è molto analogo a quello dello Stato, però non con tante particolarità, lei lo sa bene. L'idea che non c'è Corte Costituzionale, ci sono due istituzioni romane che hanno più rilievo nel campo del diritto, dunque la Sacra Rota Romana, dunque che è un tribunale molto speciale anche se lo compariamo a altre istituzioni di Stato, perché può essere giudice di primo grado, di appello e anche in qualche modo di terzo grado, anche possiamo avere questa competenza un po' strana per un giurista pubblico che viene del diritto pubblico, la segnatura apostolica, che è anche Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Ministero della Giustizia, tutto insieme, perché c'è una mescolanza dei poteri. Grazie. Bene, grazie, grazie. Allora, altre domande? Abbiamo tempo, eh? Perfetto. Ah, prego. Professore canonista. No? Sì, c'è una domanda. Sì, sì. Se c'è un po' di acqua. We tried. Allora. Nel senso, si può avere un'analogia, nel senso che per sposarsi o può essere per fare i voti nella vita consacrata, bisogna avere la conoscenza sufficiente di ciò che facciamo e la volontà per compierlo, dunque essere capace, capax, compostui, io capisco ciò che faccio. Dunque, se faccio un matrimonio, quello è più difficile perché bisogna essere due a capire ciò che facciamo. Dunque, l'incontro è un atto morale, un atto umano, libero, razionale. Nella vita consacrata è anche lo stesso, nel senso che è detto nel codice anche le condizioni precise che qualcuno fa una professione valida al momento che fa un atto umano, che non ha nascosto che, per esempio, era sposato, che ha l'età per farlo. Si può dire che prima dei 18 anni non si può entrare in noviziato, alcune cose di questo tipo. Dunque l'idea è che queste disposizioni canoniche sono lì per proteggere la volontà e l'intelligenza della persona, dunque delle sue capacità. Non si può costruire su qualcosa che non rispetta questo. Penso che anche lì, perché la grazia agisce, bisogna della natura. Mm-hmm. Bene. Ah, la domanda di Padre Christopher. C'è un canone che dice che i fedeli di Cristo hanno la libertà di scegliere il loro stato di vita. Ma è un diritto naturale portato dalla grazia anche. Che non si fa scelte senza grazia. Grazie. Allora, eventualmente un'ultima domanda, se ci fosse, se no chiudiamo.
Bene, più o meno siamo in orario, sorella non può non lamentarsi.